Allora, prima di passare alla moviola e moviolone, non è la prima volta che l'Ischia ha dei favoritismi dall'arbitro. Ve lo dico io perché lo vediamo, tutti si lamentano. Una delle grandi colpe è di Peppe Gargiulo, guardatelo, perché pochi lo sanno, ma lui è addetto all'arbitro dell'Ischia. E molti stanno dicendo, ringraziassero a Gargiulo. Allora io dico, aspetta un attimo, dopo vengo da te. Dico al mio amico dell'internato, ma perché non ve lo prendete voi? Come ha detto all'arbitro. E che deve far vincere le partite. Ma Pecino io l'ho visto ieri sul campo, quindi aspetto il suo responso. Io però voglio anche, se mi dai giusto 60 secondi... Sì, vai. Dire quello che il presidente Di Marino ha espresso. Allora, noi siamo una squadra giovane, il presidente ha una concezione del calcio che io sposo al 100%, cioè un settore, una squadra di calcio organizzata in maniera piramidale, parte dal settore e dalla scuola calcio, affermandosi in tutte quante i settori, dagli allievi, i giovanissimi, la juniores, per spingere la prima squadra. E questo per me è la concezione della squadra dilettantistica per eccellenza, cioè questo è quello che va fatto. Quindi noi abbiamo una filosofia che è quella del presidente Di Marino, che sposiamo appieno e che secondo me è quello che bisogna fare. Certo, l'Ischia dall'altro lato metteva in campo dei nomi che, cioè, non, dove noi non avevamo proprio, come dire, non avevamo negli Scarlato, nei Sarli. Certo, la partita, se l'arbitro fa... Io premetto che parlo degli arbitri, perché secondo me, come tutti quelli che fanno un lavoro professionale, possono incappare nella giornata. Cioè, premetto che parlo, sono convinto della buona fede dell'arbitro, però può darsi che io, sabato l'arbitro non c'era. Ma chi era l'arbitro, Cannavo? Era Marrazzo, di Lecco. Ah, è di Lecco? Sì. Quando me i Lombardi qua fanno di disastri... Ma da Lecco, è vero? C'è una... Lodi, Lecco. Comunque, ragazzi, dalla Lombardia 10 scanzi e merito, per l'amore del cielo, proprio scarsi gli arbitri. Allora, tu hai visto la partita, hai visto quel gol, era irregolare per te sul campo, quella presa di mano. Sì, il gol che ha fatto Sarli si è portato, ha fatto una furbizia, poi nel calcio ci sono anche queste furbizie. Si è portato la palla con la mano in avanti, però là più che la colpa dell'arbitro, la colpa dell'assistente che stava in linea, era più facile che lì potesse vedere questo fallo, perché io stavo poi in linea con il guardia, l'ho visto perfettamente. Allora, però meglio... una cosa che ho visto che i calciatori dell'Internapoli non hanno prestato attenzione, perché sono ragazzi, troppi giovani. Credo che alla fine è una cosa importante, che perché una squadra, noi abbiamo, io dico sempre, il nostro fuoriclasse era nettissimo, come se il portiere non si... Cioè, penso che alla fine sì, forse una protesta, ma non che cambiava le cose, però penso era più una presenza più in campo. Noi siamo una squadra giovane, sì, sì. Una squadra che deve mordere, una squadra che deve essere basato tutto sulla grinta. Se poi al 20° nel primo tempo il loro giocatore più rappresentativo viene espulso, perché quello è fallo da ultimo uomo in espulsione, e noi partiamo 1-0 con rigore, io poi la grinta, la partita si mette in un'altra maniera. È chiaro che quello è un episodio che a noi ci ha tagliato le gambe, poi finiva 5-1 per l'Ischia, non c'è il problema. Però comunque si è incanalato in una certa maniera, i ragazzi poi... Però io ho visto la partita e l'Ischia onestamente sembra una squadra, cioè una squadra costruita per vincere. Non discuto proprio, però c'è un episodio. Giocatori proprio importanti. No, ma si è discusso l'episodio. I due episodi purtroppo ha detto contro, in questo momento ho detto contro all'Internapoli, allora, però credo che gli episodi in un arco di un campionato alla fine vengono compensati. Per il momento l'Ischia sta vincendo 3-0 rispetto agli altri, questo è il terzo favoritismo che ha. Allora, vediamo un poco. Egregio, lei che riesce a condizionare gli arbitri, come ha detto agli arbitri, è ottima la scelta dell'Ischia nei tuoi riguardi. Spero che il mio amico Giordano ti possa prendere l'internato, così compensiamo un po' la giovane età dei ragazzi dell'internato. Allora, la forza di questa trasmissione è che riusciamo a coniugare le cose serie con quelle anche semiserie, se mi consenti. Una di queste è quello che stai dicendo, nel senso che... Mi stai chiamando praticamente una persona poco seria. No, semiseria, non ho detto che sei una persona ridicola o dice cose ridicole. Dici cose praticamente un po' giocherellone, perché dire che praticamente come dirigente, oltre che ha detto all'arbitro, sono entrato in questa società
per i favoritismi arbitrali, dei quali non ricordo, almeno nelle giornate che ci sono state in maniera così eclatante, mi sembra un poco troppo. Però la Battipagliese dice di sì, invece. La Battipagliese nella Coppa Italia? Nella Coppa Italia, sì. Dice che... ti sto dicendo, non abbiamo le immagini della partita, quindi non posso parlarne. Io direi di parlare di questa, dicendoti nel frattempo che mi hai consegnato una moviola molto delicata oggi. Lo so, perché devi suicidare, lo so, è un po' di pazienza. Devo dire, sì, forse è la volta buona, ci tentiamo anche questa volta. Mi suicidio io sempre quando mi vai contro le mie squadre, se puoi suicidare tu stavolta. No, ma il fatto non è tanto questo, è che esistono delle situazioni sulle quali si può discutere, nel senso che sono dubbie, altre sono un po' più... tecnicamente da indiscutibili, e allora il calcio è anche questo. Comunque il direttore sportivo dell'Inter Napoli faceva menzione a questo calcio di rigore non assegnato, lo vediamo subito, Scarlato che viene scavalcato dal pallone, e poi io direi anche impietosamente di rivederlo, esatto, c'è questa praticamente spinta, non uso il diminutivo spintarella, è una spinta, tra l'altro è un gomito alto, da quello che capisco, nei confronti del giocatore dell'Inter Napoli. E il peso di Scarlato ha pesato, capito? Scarlato, ex giocatore di Napoli Serie A, là un ragazzino, l'arbitro forse non se l'è sentita. Rischia senza Scarlato, rigore per noi, vediamo la partita come si mette. Certo, andiamo ancora avanti, allora veloce, perché purtroppo abbiamo anche altre... Allora, qui per quanto riguarda invece questo... questa palla praticamente, tra virgolette, rubata da Sarli e messa in porta con la mano, devo dire che praticamente invece qui la situazione dell'arbitro è molto più difficile, in quanto l'arbitro sicuramente, come è normale che sia, non può stare in linea con i giocatori. Rispondo al tecnico in studio dicendo che l'assistente di linea, anche se avesse voluto aiutare l'arbitro, era impallato dal difensore stesso. Quindi diciamo che, come vedete, sono proprio paralleli in linea, per cui è un fallo di mano che a questo punto sarebbe stato comunque difficile poter valutare al 100%. Qui mi sento meno colpevole, cioè assumo, do meno responsabilità al direttore di gara sull'argomento stesso. Io credo che siano, non per andare contro, voglio dire, non vado contro nessuno, però sono due episodi talmente limpidi. Non è limpido, diciamo, il secondo, no, scusa. Sono limpidi. Vabbè. Il rigore, l'attaccante dell'Inter Napoli sul rigore ha preso posizione tra palla e avversario, è stato spinto, ed è rigore. Attenzione, il secondo, non vorrei essere preciso. L'assistente sta proprio in linea, diciamo, sì, doveva guardare. Ma esistono delle situazioni arbitrali di comportamento e condotto tra gli arbitri, in cui... Ma se sta in linea, come fa a non vedere sto fallo di mano? Di cosa stiamo parlando? Il fallo di mano? Anche il fallo di mano a un certo punto, questa palla avanti come se la porta? Col petto non si può portare, con la gamba solo per forza con la mano, si può, cioè, uno anche a livello di... Ma è la velocità tale che non ti consente, se non sei in linea, di vedere, può essere che la stai portando avanti con la parte anteriore del corpo. Per vedere a questa velocità, e questo è il punto, fin quando possiamo attaccare io non ho problemi, si figura. Il fatto è che ci sono situazioni che sono difficili come questa. Parliamo, poi sul fallo del calcio di rigore, voglio puntualizzare, io mi pare una cosa, che ho alzato le mani. Puntualizzare una cosa. Per me gli arbitri non si parla mai, perché per me gli arbitri, tutto quello che fanno, e fanno parte integrante della partita di calcio, si può o a favore o contro, non si bisogna mai parlare una sconfitta perché è l'arbitro. Secondo me è riduttivo da parte di un allenatore. Tutto. Ragazzi, io vi ringrazio. No, una sconfitta, no, però errori. Gli errori sbaglia il calcio di rigore, sì, sì. Un giocatore, ragazzi, l'arbitro non sbaglia. Non ho più tempo, io ringrazio Gargiulo. Gargiulo, ti ringrazio, te l'avevo detto, perché purtroppo veramente il tempo... No, ma io ti ringrazio di aver chiuso questo argomento. Va bene, allora... ecco.